fondi europei. Durante la seduta del 26 ottobre il Consiglio regionale riprende il dibattito sulle linee strategiche da adottare per l'utilizzo dei 2,3 miliardi in arrivo dalla programmazione 2021-2027. Via libera agli interventi di housing sociale, l'atto è stato approvato con voto favorevole a maggioranza, 1 milione di euro in più dalla Regione per sottoscrivere quote. Combattere le disuguaglianze attraverso una maggiore coesione sociale e territoriale, favorire una ripresa duratura e sostenibile nel segno dell'innovazione ambientale ed economica, dell'inclusione sociale e delle pari opportunità. Sono queste le principali linee strategiche indicate dal Consiglio regionale della Toscana alla Giunta per l'utilizzo dei 2,3 miliardi di euro di fondi europei destinati alla Toscana dalla programmazione 2021-2027. Sono fonti che ammonteranno grosso modo a 2 miliardi e mezzo, ma soprattutto che si aggiungono a quelli del PNRR che sapremo catturare e ai fondi di sviluppo e coesione. Credo che queste tre opportunità rappresentino veramente un'occasione importantissima per la nostra regione, per migliorare il nostro sviluppo, per andare verso uno sviluppo sostenibile e soprattutto anche per cercare di riallineare quelle che sono le nostre tre Toscane, quella metropolitana che è la più dinamica, quella che ha resistito meglio alla crisi, che sa ripartire per prima, con la Toscana delle aree interne e con la Toscana della costa, che sono invece territori che hanno dimostrato maggiore fragilità, che hanno minori opportunità di servizi, che hanno minori opportunità di lavoro. Ecco, credo che spendere bene queste risorse possa invece rappresentare l'occasione per riallineare le performance di tutti i nostri territori, per andare verso una Toscana che sia improntata ad uno sviluppo sostenibile, che sia improntata ad un'economia più ecologica, che sia improntata ad una maggiore digitalizzazione, quindi la presenza della banda larga in tutti i nostri territori, con quello che questo comporta per quanto riguarda la possibilità di telemedicina, quindi di equità di accesso alle cure, per quanto riguarda le esigenze delle imprese, dei singoli cittadini, per quanto riguarda la possibilità di studiare a distanza e quindi di affermare le pari opportunità sia di genere fra uomo e donna sia fra territori. Abbiamo una risoluzione importante, un momento di discussione per i prossimi 7 anni, la certezza delle risorse comunitarie dei 3 programmi di sviluppo della nostra regione. È entrata nel vivo la programmazione del prossimo settennato e come tale abbiamo chiesto maggiori interventi a favore dello sviluppo delle infrastrutture, della connettività, della rivoluzione dell'economia circolare e le opportunità sociali di tenuta del territorio, attività di formazione, alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto un grande investimento sull'opportunità per i giovani, per renderli partecipi del processo lavorativo e le opportunità anche per le aree interne di trovare compensato quel gap enorme che c'è tra le aree urbane e il territorio periferico. Abbiamo sottolineato 7 punti per quanto ci riguarda rispetto alle priorità e condiviso la strategia dei prossimi 7 anni che il Presidente Gianni ha presentato all'Aula, quindi ci troverà protagonisti a sostegno di queste misure che però devono andare nella direzione dello sviluppo infrastrutturale, economico e soprattutto per l'occupazione. Queste sono risorse certe, ovviamente siamo tutti attratti dalla discussione del PNRR. Quella è una discussione che sta iniziando, bene il percorso di concertazione, ma queste sono risorse che già abbiamo in bilancio e come tale è corretto spendere e spendere bene. Per quanto riguarda i fondi europei, chiaramente siamo di fronte a una sfida, come ho detto più volte, che è assolutamente importante e cruciale in questo momento storico. È chiaro che dobbiamo saper spendere le risorse bene, ma dobbiamo anche saperlo fare in sinergia tra i fondi strutturali e quelli del PNRR. Per noi in questo momento le priorità sono chiare: economia, lavoro, formazione. Anche perché se riusciamo ad intervenire in modo capillare e mirato in questi settori sicuramente ne faremo un volano per la ripresa e soprattutto sarà importante per far sì che questa regione ricominci a crescere e soprattutto affinché in questa regione si cominci a ridimensionare il termine delle disuguaglianze sociali, perché la vera emergenza è anche l'emergenza della povertà.
ci sono dati veramente allarmanti. Dobbiamo far sì che si crei un sistema virtuoso tra regione, governo, ma anche e soprattutto con il coinvolgimento degli enti locali. Finalmente, dopo 3 settimane, siamo riusciti a ritrovare il Presidente per concludere questa importantissima discussione sui destini dei fondi strutturali europei. La buona notizia è che la Toscana avrà circa 300 milioni in più per il settennio che ci aspetta. La cattiva notizia è che si continua a fare grandi libri con dichiarazioni di intenti molto generiche, ma non si finalizza questo fiume di denaro. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di risoluzione per chiedere che la Regione destini almeno il 70% delle risorse che arriveranno direttamente alle imprese, perché solo chi produce, solo chi investe, solo gli imprenditori possono aumentare la ricchezza del nostro Paese e della nostra Regione e redistribuirla. E non si capisce come mai prima della pandemia la Toscana ha distribuito oltre il 70% delle risorse alle imprese, mentre in questo piano gli vorrebbe riservare solo il 50%. Noi chiediamo di tornare alla media del 70% perché, ripetiamo, solo attraverso le imprese può rilanciarsi il destino della Toscana. Sicuramente il PNRR costituisce una grande risorsa anche per la Regione Toscana e sarà importante, come è stato detto più volte, spenderla in tempi veloci, spenderla bene, ma soprattutto nello spenderla bene bisogna tenere ben presenti quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, che in questo documento secondo noi non sono sufficientemente precisati, così come non sono anche abbastanza precisi il cronoprogramma con cui si intende raggiungere quegli obiettivi. Quindi, al netto di questo aspetto metodologico che secondo noi deve essere introdotto all'interno di tutto il lavoro che deve essere fatto, un'attenzione particolare a quella che vi è stata ribattezzata il BES, la cabina di regia Benessere Italia, che è stata varata dal governo Conte e che prevede che non ci si basi soltanto sul PIL per valutare quanto siano efficaci delle misure che prendiamo, ma che sia valutato il benessere della popolazione che richiede l'analisi di molti altri parametri, quali per esempio quelli relativi allo stile di vita e di salute, alle condizioni ambientali, perché se vogliamo davvero che questi investimenti vadano per le prossime generazioni, oltre che per quelle attuali, e siano davvero un salto di qualità dal punto di vista esistenziale, dobbiamo affidarci a nuovi paradigmi e abbandonare quelli del passato. Il PIL, l'economia è importante sì, ma non è tutto. La qualità della vita delle persone e dell'ambiente è al centro di quel nuovo umanesimo che questo nuovo progetto e anche il PNRR deve promuovere. Il nostro partito ha presentato una proposta di risoluzione che ha al centro, tra molti temi, uno che sta a cuore alla quinta commissione, alla commissione cultura e scuola, perché abbiamo rinnovato come indicazione sulle priorità di investimento dei fondi strutturali quella che è diretta ad implementare la presenza di asili nido e a migliorare la condizione di fruibilità per le famiglie, vale a dire principalmente abbattimento delle tariffe, perché si tratta di un servizio molto costoso. E devo dire, nel programma di mandato era presente questa indicazione. Vorremmo che con il prossimo settennato venisse ripreso con vigore l'investimento nel settore dei servizi educativi. Non solo perché è importante formare piccoli e piccole toscane e toscane da subito, ma anche perché le famiglie hanno in questo tipo di servizi uno degli elementi fondamentali dell'organizzazione della propria vita. E se vogliamo dare davvero un segnale e cominciare ad affrontare uno dei mali endemici di questo tempo nel nostro Paese e anche nel nostro territorio, che è il calo demografico, è necessario provvedere con servizi alle famiglie che consentano ai più giovani e alle famiglie più giovani di programmare il loro futuro. La Regione potrà spendere di più per il social housing. Il Consiglio regionale ha approvato con voto favorevole a maggioranza la proposta di legge disposizioni per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali. L'atto autorizza per l'anno 2021 la spesa massima di 1 milione di euro per la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo Housing Toscano Investire SGR SPA per la promozione di servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali. Con la PDL che abbiamo approvato noi andiamo a comprare, autorizzare la Giunta ad acquisire un altro 1 milione di euro di quote del Fondo Sociale Housing Toscana. La misura dell'housing sociale, ricordiamolo che cosa è la possibilità di individuare alloggi
per quella fascia di popolazione che non rientra nelle case popolari, ma che non ha neanche una situazione economica per accedere al libero mercato. Quindi una fascia di migliaia di persone in Toscana che rimangono fuori da qualsiasi misura di aiuto per la casa. Nel 2014 la Regione ha fatto un bando, aderito per la prima volta a un fondo chiuso di housing sociale. Questo ha permesso, con con il primo investimento e con il secondo del 2020, con 7 milioni di euro, di avviare investimenti per oltre 140 milioni di euro, e quindi 1.300 alloggi sono stati messi alla disponibilità delle famiglie che ne avevano bisogno. Siccome questo percorso di ciò che sta facendo l'assessore all'interno di questo fondo, che i soldi ci verranno restituiti alla termine del completamento, cioè fra 25 anni, partendo dal 2014, diciamo che siccome questi soldi sono stati investiti poi in un modo o nell'altro all'interno delle case popolari, ecco, non riteniamo di dover votare contro questa iniziativa, però ci lascia sempre comunque con il sospetto, no, di qualcosa che dobbiamo ancora approfondire. Probabilmente c'è stato l'errore di non fare un passaggio da parte dell'assessore nella commissione, perché probabilmente avrebbe spiegato meglio, anche se oggi i dubbi ci rimangono. La politica e il Consiglio regionale in particolare, che è l'organo legislativo e legislatore in ambito appunto regionale, deve occuparsi fondamentalmente del tema dell'abitare, perché comunque a secondo di come si gestisce questo tema si avrà una società diversa nei prossimi anni. È chiaro che costringere intere generazioni a nascere, crescere, fare i ragazzi, gli adolescenti, le ragazze in dei ghetti, poi provoca dei ghetti anche da un punto di vista sociale. Ecco, noi pensiamo che si debba rivedere tutta la discussione in ambito regionale. Sicuramente il tema dell'housing sociale, ovvero di andare a coprire quella fascia grigia che non è sufficientemente povera per poter accedere all'ERP, ma non è nemmeno sufficientemente ricca per poter stare nel libero mercato, è una prima risposta. Noi riteniamo però che debba essere fatto un ragionamento complessivo, debbano essere fatti degli stati generali sull'abitare in Toscana, dove tra le altre cose si metta al centro il tema dell'alienazione degli alloggi popolari, perché con quei soldi si può rigenerare tanto patrimonio che sta cadendo, se ne possono costruire dei nuovi. Quindi il tema delle alienazioni deve essere un tema dibattuto, così come il tema dell'housing sociale, così come il tema appunto dell'abitare nelle periferie, nei quartieri popolari. Quindi Fratelli d'Italia si farà promotrice di un dibattito approfondito degli stati generali dell'abitare in Toscana. L'housing sociale, secondo noi, è un grande passo avanti nel modo di interpretare l'abitazione per quanto riguarda le attività legate a ERP o altro. Nel nostro programma avevamo pensato anche al Silver Co-Housing, un'esperienza molto positiva che è stata sviluppata in Francia e in Spagna. Quindi guardiamo sicuramente a favore con questa iniziativa che è stata presa dall'assessora Spinelli, che va in linea secondo noi con quelle che sono le nuove esigenze, ma siamo perplesse per quanto riguarda l'utilizzare strumenti che siano esterni alla Regione Toscana e non andare in proprio con questo tipo di attività, quindi coinvolgere un partenariato con il privato, mentre secondo noi un'attività tenuta interamente all'interno della Regione permetteva maggiore trasparenza, maggiori controlli e delle spese più attente e mirate.